Il tennis tavolo, più popolarmente conosciuto come ping pong, è uno degli sport maggiormente diffusi nel mondo, nonché una specialità olimpica. Inventato alla fine dell'Ottocento, a Luzzi approda nel gennaio del 2000. La storia del tennis tavolo nella cittadina luzzese si deve a Mario Federico, il quale, con la sua grande passione, ma soprattutto con la determinazione e la caparbietà che lo contraddistinguono, è riuscito a promuovere e diffondere questa pratica sportiva sul territorio, formando giovani atleti che oggi continuano a vincere nei campionati e nei vari tornei regionali e nazionali. A Federico, infatti, si deve il merito di aver compiuto grandi imprese, con scarsissimi mezzi, tanto lavoro, notevoli sforzi anche economici e molte difficoltà per la mancanza di una sede stabile dove poter effettuare allenamenti e gare, favorendo l'aggregazione giovanile e lavorando per fare dello sport un valore umano. Per festeggiare questi primi 19 anni di fondazione del tennis tavolo Luzzi ed affiliazione alla Federazione Italiana Tennis Tavolo, l'instancabile presidente e allenatore Mario Federico ha voluto organizzare una serie di incontri amichevoli disputati nella palestra della scuola secondaria di primo grado di località San Leo. Sono 19 anni che esiste questo movimento sportivo del tennis tavolo Luzzi, qui a Luzzi, e questa sera, in occasione del 19° anno, ho invitato tutti gli ex miei allievi e ho tesserati in questi anni con il tennis tavolo Luzzi. Hanno aderito in molti e abbiamo formato 5 formazioni, quindi c'è un rappresentativa del Castrovillari, dello Spezzano Albanese e poi una squadra mista formata tennis tavolo Luzzi dai primi anni, dove sta giocando Steven Fiore, che attualmente gioca in G1 con l'Atlante de Vibo, e il nostro veterano Dario Bruno, mentre le due squadre attualmente attive della nuova Luzzi sono formate da Francesco Federico e Graziano Chimenti e da Altaville Basile e Francesco, mentre lo Spezzano sono Giada D'Alia, la ragazza che ha militato nel Luzzi tanto tempo, vincendo molti titoli regionali, insieme al professore Paolo Cucci, che è anche il presidente e delegato provinciale attualmente del tennis tavolo sulla provincia di Cosenza. Mentre del Castrovillari sono presenti Aita Roberto e insieme ad Aldo Belmonte, entrambi hanno militato nel tennis tavolo Luzzi, nonché miei allievi. E ho detto anche del signor Altavilla Francesco, che è di Paola e attualmente quest'anno è tesserato di nuovo con noi. Quindi si stanno svolgendo gli incontri amichevoli. Abbiamo formato un girone unico, tutti contro tutti. È venuto a mancare solo il Cosenza, perché dovevano scendere i ragazzi di Pignano e Paternò Calab. Purtroppo nevicava e quindi non sono venuti. Sono ormai quasi 20 anni di attività del tennis tavolo Luzzi. Molte le soddisfazioni, tante anche le delusioni. Sì, le delusioni purtroppo per chi fa uno sport cosiddetto minore. E la cosa, diciamo, in questi anni la cosa più che ci ha spezzato sempre le gambe è stato il fatto di non avere una sede fissa. Quindi in 19 anni siamo stati costretti a cambiare 15 volte la sede e ogni volta che abbiamo raggiunto grandi traguardi purtroppo ci è capitato di non poter più praticare questa disciplina serenamente, diciamo, perché i ragazzi dopo, se non hanno una sede, cambiano sport magari e perdiamo anni di lavoro, perché io, oltre a essere presidente, come sapete, sono un allenatore di livello nazionale, quindi curo il settore giovanile da sempre. I miei ragazzi sono in giro a giocare nelle altre squadre in campionato superiore al nostro. Noi attualmente stiamo partecipando al campionato di Serie C2 regionale.
voglio ricordare che in questi anni abbiamo avuto dei talenti come Eros Perri, che attualmente gioca nel Castrovilla in B1, e poi il nostro Alessandro Marino, che ha raggiunto alti livelli vincendo tutti i titoli giovanili, dai giovanissimi ragazzi, allievi, juniores e under 21. Ha battuto un record, tra cui ha giocato in giugno nazionale insieme al nostro amico che ci ha lasciato recentemente, Marcello Montello, che purtroppo è venuto a mancare per un brutto incidente. Ringrazio la famiglia Montello, perché abbiamo perso non solo un amico ma un grande atleta. Saluto Massimiliano Montello, che qualche volta verrà a trovarci sicuramente a Luzzi. Poi abbiamo avuto un altro ragazzo che ancora è in attività, che è di Catanzaro, Luigi Rocca, è attualmente in seconda categoria nazionale. Questi sono stati, diciamo, i nostri atleti che hanno militato nel tennis tavolo Luzzi, che hanno raggiunto traguardi a livello nazionale. Ora ci sono due talenti che voglio citare, attualmente in prima squadra, Graziano Chimenti, 14 anni, e Francesco Federico, 16 anni, che sono attualmente due campioni regionali giovanili e sono la nostra speranza. Voglio salutare e ringraziare il sindaco Umberto Federico, perché ci ha permesso di continuare la nostra attività in questa splendida palestra, e l'assessore allo sport Maria Leone, nonché la nuova dirigente dell'istituto comprensorio della scuola statale di Luzzi. E sono contento che sono venuti tanti così allievi, malgrado la temperatura e il meteo, che e per questo sport, diciamo, quando fa freddo è un po' difficile giocare. Un traguardo importante per il tennis tavolo Luzzi, che Mario Federico ha voluto festeggiare con questo bel evento. Grazie a lui, che ha avuto, nonostante il freddo, che comunque fuori credo stia nevicando, siamo sotto lo zero, nonostante questo, insomma, molti amici sono venuti a rendergli onore in questa festa, ci siamo affrontati tra di noi, ma con spirito amatoriale, con spirito proprio di gioia, soltanto per, come diceva De Coubertin, l'importante è partecipare. Quindi grazie a Mario, grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato, le società che hanno reso possibile questa bellissima iniziativa, questa bellissima festa. Quindi io, come delegato provinciale, non posso che essere felice di questa iniziativa, sperando che magari con il tempo, con le belle giornate, possano riproporsi con maggiore assiduità. Il tennis tavolo è definito da sempre uno sport minore, ma che negli ultimi tempi si sta ritagliando uno spazio non indifferente nel panorama sportivo, sia europeo che internazionale. Sì, anche in Italia, con le ultime metodiche di allenamento, anche con uno spirito di iniziativa che parte, secondo me, dalle scuole. Io sono un docente e spesso e volentieri amo inserire proprio il tennis tavolo come disciplina sportiva. Quindi è dalle scuole che deve partire. Abbiamo un'idea, quella di fare insieme, anche con l'ausilio di Mario, proprio degli incontri promozionali per appunto promuovere questa disciplina, che è uno sport per tutti, dove non ci sono vincoli di età. L'importante è iniziare e far capire agli altri la bellezza di questo sport. Quindi sì, in Italia adesso si può dire che anche il tennis tavolo si è ritagliato il suo spazio importante.